Stiamo intervenendo in maniera puntuale, stiamo lavorando anche risolvere anche altri municipi, insomma direi che non manca da questo punto di vista il lavoro. Grazie davvero. So che a breve si inizierà a fare operazioni. Stiamo adesso iniziando a liberare alcuni mobili dalle masserizie, appena terminato il lavoro della messa in sicurezza partiremo con la rimozione. Grazie del supporto. Ci mancherebbe. Ok, ci spostiamo così. Le istruzioni non fanno le scusate, ci fermiamo. Se ci spostiamo, io vedo, non faccio ammicchiare. Acceso il tonante? Sì. Ripeto, ci sono da un certo punto di vista le difficoltà amministrative, perché le procedure non sono mai state portate a termine. Da un altro punto di vista una difficoltà economica che deve essere gestita, sempre senza tagliare servizi. C'è stato comunque un gran lavoro del municipio, perché allo stesso presidente dell'antimafia Morra ha fatto le congratulazioni al settimo certo, municipio. Assolutamente, un gran lavoro del municipio, un gran lavoro dell'osservatorio locale, che ho partecipato, è il decentramento del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che abbiamo voluto concentrare sui territori proprio per consentire ai territori.
territori di avere una maggiore elasticità anche di collaborazione con le forze dell'ordine e quindi un coordinamento di tutte le forze dell'ordine. È evidente che, ripeto, queste operazioni o si portano avanti insieme oppure non riescono poi ad arrivare a conclusione. Quindi si è presentito con Palazzi? Questa operazione parte qualche tempo fa, ci siamo sentite parecchie domande perché ricordo che la stessa Assemblea Capitolina l'anno scorso ha approvato gli atti che hanno portato oggi a questa operazione. Da allora si è trattato solo di mettere in fila, come dire, altri tasselli e come un domino ci serve a tutti, quindi evidentemente sì. Grazie mille. Grazie. Qui sulla sinistra abbiamo anche ritrovato diversi materiali che fanno presupposto che si stavano iniziando a costruire un tavolo. E da quel lato c'è in sicurezza, chiedo scusa, perdonate, se vogliamo montare da qua. Per vedere cosa sta guardando ogni tanto. Torna. Da questa parte? Con la grande rettenne che poteva andare aperto? La carenza di interesse pubblico per il comune e quindi la possibilità di abbattimento. E poi successivamente stiamo lavorando con il gabinetto. Esatto. Vedremo la distanza. È abbastanza industriale. Rapidamente cercheremo di valorizzare la vita.
l'altra evidentemente aveva un livello di pubblicità minore, l'altra era occupata dai Casamonica stessa, quindi è stata un'operazione completamente diversa nel suo... Sì, soprattutto sull'ordine pubblico, sì. Sull'ordine pubblico sicuramente, anche se poi sarà anche lì. Certo, ma l'impiego di uomini dà la rappresentazione, certo, no? Certo. Della... Diciamo che il segnale credo sia arrivato molto chiaro. Già solo nel settimo municipio, poi ce ne saranno anche altri negli altri, sono state demoliti dall'amministrazione e autodemoliti 18 vigili, addirittura sul Gelo Grezza Romana se ne sono autodemolite nel momento in cui il municipio ha intimato l'ordine di demolizione, quindi hanno ottemperato alla demolizione loro stessi. Fa capire effettivamente che quando l'amministrazione c'è, sì, si fa notare, quindi si fa rispettare. Un'enclave significativo, la villa padronale, tutto il resto, la questione sulla presidenza. La luce, vede il sole? Dobbiamo stare con il sole davanti, le conviene, così rimane mezza, lo dica lei, così va benissimo. Marco, mettiti un po' più qua. Scusate, potete leggermente un po' distanziare? Peraltro facevano anche commercio e via discorrendo. Insomma, purtroppo a Roma tanti territori hanno specificità diverse. Non ci siamo mai fermati e il compito delle istituzioni è quello di non ci fermarsi, sia perché oggettivamente bisogna riprendere il controllo del territorio dove purtroppo in alcuni casi è stato un po' abbandonato e quindi è necessario tornare lì, sia per dare comunque un segnale ai tanti cittadini onesti e per dire le istituzioni unite ci sono. Grazie a Sindaco Virginia Raggi, importante anche della...
grazie ancora. Come? Ce l'hai questa? Buongiorno. Buongiorno. Scusa. Era proprio Ferruccio, no? Sì.
Adesso gli arresti che non è. Adesso non ha più neanche il ritorno economico, quindi esatto. Comprendiamo anche come si sviluppano sul territorio, non è sempre non è messo pieni in mobilità. Mi fa spostare però tutto molto. Ok. Che cosa Silvia? Qualche Secondo me, sì. Introduce.